E questa mattina ci sono state le celebrazioni per i 50 anni della fondazione dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato ad Ostia, alla presenza del presidente Mattarella e del ministro dell'Interno Salvini. Ci colleghiamo allora in diretta con il nostro inviato Maurizio Martinelli per vedere com'è andata. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. E qui siamo veramente. Buongiorno Pier Giorgio, buongiorno da Ostia, il mare di Roma. Qui sono ancora in corso le celebrazioni per i 50 anni della Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Significativa l'idea di aver voluto organizzare qui queste celebrazioni. Ostia, lo sapete da sempre, da 30 anni a questa parte, terra di conquista del grande crimine organizzato. Una giornata di festa, tantissime le divise che hanno sfilato e stanno sfilando qui sul lungomare di Ostia, tante le auto importanti, ne vedete alcune alle mie spalle. Cos'è l'associazione? 170 sezioni, 32.000 soci. L'idea è quella di trasmettere la vicinanza, le divise ai cittadini attraverso il volontariato, la protezione civile, l'assistenza ai pensionati, la vigilanza davanti agli istituti scolastici, l'istituzione di veri e propri corsi di legalità. Tante divise, dicevo, e soprattutto ricordo delle tante, tantissime, forse troppe vittime che sono cadute nell'esercizio del loro dovere con la divisa indosso. Oggi qui ne sono state ricordate due per abbracciarle di fatto tutte. Sono i figli della signora Maria Teresa Turazza. Pensate, questa donna ha perso due figli, due ragazzi morti in servizio. L'ha incontrata per noi Gianmarco Sicuro, vediamo. Hanno riconosciuto che sono una mamma, l'unica donna in Italia e in Europa che in tempo di pace ha perso due figli, ma li ha persi sparati, li hanno sparato addosso. Due figli per me dico esemplari, li ho persi veramente tragicamente. Sono orgogliosa di me, perché il mio presidente mi dà questo, riconosce questa cosa.